Expert, quando vuoi di più. Con l'Orange Best di Expert i numeri vincenti sono: sconto 10% sulla telefonia, 15% su informatica, 20% sui TV, 25% su clima e riscaldamento, 30% su grandi e piccoli elettrodomestici. Vieni e scopri la grandissima selezione pensata per te dai nostri esperti. Abbiamo tutti i numeri per farti felice e puoi pagare a tasso zero. Expert, gli esperti siamo noi. Capitano, finalmente ci rivediamo. Come stai prima di tutto? E raccontaci un po' di questa settimana in casa di quest'anno. No, sto decisamente bene, finalmente sto riprendendo i miei ritmi con la squadra, allenandomi sempre, e quindi di questo sono veramente contento. La settimana appena iniziata sta andando molto bene. Ci siamo resi conto che abbiamo sbagliato una partita, capita, però da come ci stiamo allenando è già passata e stiamo lavorando veramente alla grande. Sicuramente ogni sconfitta serve sempre, soprattutto quando vieni in un momento positivo, quindi ti aiuta, come hai detto tu, a spronarci. Infatti sappiamo l'obiettivo che vogliamo e quando capitano queste sconfitte ci possono solo dare una mano per poter dare quel qualcosa che ci manca per poter raggiungere l'obiettivo, quindi bene così, e secondo me ci sta facendo veramente un bel effetto. Negli ultimi tre mesi 12 partite, possiamo dire 11 partite con 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta contro il Perugia. La prima vera partita che questa squadra ha praticamente mancato è proprio quella di Cittadella. Come è successo? C'è stato un piccolo blackout della squadra? Secondo me è stata semplicemente una partita che durante il campionato può capitare, perché non siamo delle macchine. Quindi come squadra ci siamo detti che è stata una giornata un po' così. E va bene, l'importante è dobbiamo essere bravi a lasciare andare questa sconfitta, come abbiamo già fatto, perché da come ci stiamo allenando direi che è già passata, e quindi stiamo già pensando alla partita di sabato. Il mister si è un po' arrabbiato di questa partita? Il mister, quando ci sono queste partite qui, non dice tanto, quindi sicuramente si è arrabbiato, ce l'ha detto anche già durante fine primo tempo a Cittadella, quindi sappiamo l'umore del mister quando non vanno bene le partite, però adesso te lo ripeto è già tutto passato, quindi ci sta spronando per dare ancora quel qualcosa che ci manca. Guarda, ogni partita parla a sé, quindi diciamo che questo campionato ci sta insegnando che la prima può battere l'ultima o viceversa, l'ultima può battere la prima in classifica. Tutte le squadre sono forti e non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Noi con la sconfitta di sabato sicuramente non ci possiamo permettere di sottovalutare il Trapani, perché è un'ottima squadra e non merita di essere lì. Anche l'ultima partita abbiamo visto non l'ha persa, quindi diciamo che è una partita da dare il massimo per poter portare a casa i 3 punti. 65 minuti con la primavera, capitano, poi questa convocazione per la partita di Cittadella. Come stai dal punto di vista dei minuti che secondo te in questo momento puoi dare in campo alla squadra, e quando ti rivedremo, diciamo, tra il titolare, comunque in campo in Serie B? Beh, quando mi rivedete non te lo posso dire, io spero il prima possibile. Mi sento bene e per me l'importante è questo, sentire che il ginocchio regga, stia bene. Ogni giorno che passa me lo sento sempre meglio, quindi io sono pronto. Ovviamente fare una partita intera adesso mi risulta difficile, anche perché i ritmi sono veramente alti, però posso dare il mio contributo già da subito, mettendomi a disposizione come ho sempre fatto con il mister, e chissà, magari col Trapani qualche minuto spero di giocarlo. Comunque mi sento pronto e sto bene, questo è l'importante. Non c'entra con il calcio, ma purtroppo sta entrando anche nel mondo del calcio questa situazione.
Cosa vi siete detti di questo problema un po' nazionale che c'è e sta un po' influendo anche sul mondo del calcio, del coronavirus, tutto il resto? Come vi state comportando anche? Ci stiamo comportando seguendo le regole che ci sono state dette, che ormai sono ovunque, quindi bisogna solo stare tranquilli e sereni senza andare nel panico, perché non servirebbe a nulla. Quindi stiamo attenti e seguendo e rispettando i piccoli consigli, le 10 regole che sono uscite adesso.